Cominciamo con il primo, che è già pronto lì, ed è Daniele Benedettelli. Eccolo qua, ciao Daniele, come va? Buongiorno signor Magano, buongiorno. Grazie. Allora Daniele non è un bambino che gioca con i mattoncini, cioè lo è, in realtà lo è un po' sulla strada, però lui ha portato i mattoncini, quelli che non possiamo dire il nome perché è una pubblicità, ma tanto lo sanno tutti sono. Ma noi rispetteremo. Li hai portati ad una dimensione nuova, perché addirittura tu con quei mattoncini hai costruito un robot, ne hai costruiti diversi veramente. Ecco, che cosa fanno questi robot? Cosa Ho portato diversi automi stamani. Questo è Legonardo in onore a Leonardo da Vinci. Esatto. E è un robot in grado di fare ritratti. In questo caso ora sta facendo un ritratto, vedremo tra un po' il risultato. Sta disegnando con un pennarello. Sì, io ho progettato sia la parte meccanica che la parte software. E quando vado agli eventi sono in grado di fare ritratti dal vivo. Ah, cioè lui guarda. Diciamo che guarda, sì, e fa un ritratto straordinario. Sì, esatto. E quindi questo, oltre a essere spettacolare, è un'occasione per me, che sono di lavoro educatore, per mostrare fin dalla giovanissima età che è possibile realizzare dei robot in maniera semplice. Quindi i robot sono qualcosa per te. Ma noi ora vi farò vedere altri esempi. Sì, questo bisogna costruirlo, sì. Poi certamente avrà dentro un piccolo processore. C'è un microcomputer, microcomputer, e permette di far muovere. Non sminuire il tuo lavoro, molta abilità. Questo è oggettivamente un pezzo Lo credo, complicato. Lo credo. Però vi ho portato anche cose più semplici per farvi vedere. Dietro a questa macchina, ora vediamo cosa fa. Lo facciamo partire. Basta premere un bottone. Allora, questa macchina molto semplice è ispirata. Si è fermata ora per qualche motivo. Vediamo un po' se riprende. Cioè, se no, si autocostruisce. Ecco, sì. Cosa fa? Esatto. È una macchina fatta di costruzioni che sa fare le costruzioni. Beh, meraviglioso. Attenzione. È meraviglioso. Eccola qua. Ecco, ha fatto una piccola. Una papera ha fatto, lo sai. Ora, ma che carino, vado a fare. Questo perché l'esperimento è il seguente. Se io le do 6 pezzi, quante papere riuscirebbe a realizzare? Ma manco una, forse una sì, però in un certo tempo. L'esperimento dimostrato che se io do questi stessi 6 pezzi a qualunque persona, verranno fuori sempre papere differenti. Ah sì? Sì. È un esperimento interessante dal punto di vista anche didattico, perché mostra come la creatività è diversa in ognuno di noi, certo, anche con mezzi molto limitati. Beh, incredibile, la macchina fatta con i mattoncini che fa costruzione di mattoncini. Qui la scommessa è che la macchina sarà in grado di creare papere. Sono tutte progettate e costruite da te queste macchine? Sì. L'idea è che la macchina sarà in grado di creare papere in maniera autonoma. Quindi le macchine hanno creatività. E le papere conquisteranno il mondo, ma in genere. Per queste no, sono piccole. I film di fantascienza partono così, no? Sì. C'è una macchina che costruisce altre macchine che poi vogliono dominare il mondo. Questa che fa? Questa gioca a Tris, vuole provare? Allora noi prendiamo una pallina, il blu è il nostro colore, e la mettiamo, facciamo la nostra mossa. La macchina fa la scansione della. Decide dove mettere la sua. Se non sbaglia a vedere le palline o a riconoscere i colori, ecco, adesso lui non si dovrebbe far fregare, la macchina non sbaglia mai, quindi al limite qui ora io la blocco, certo, al limite pareggeremo, certo. Questo è un esempio di come anche una macchina molto semplice può dimostrare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ora abbiamo pareggiato. Già è un bel risultato, pareggiare con un robot è già un buon risultato. Ma che carina, questa è tutto anche un'analisi. Questa è una macchina questa è una macchina che è stata riprogettata, ma l'ho mostrata in uno dei miei libri. Bellissimo. Che insegna come costruire robot che pensano. Molto, ma bella veramente. A proposito di macchine semplici, quello come le dicevo, siamo in tema dinosauri. Esatto. Ma questo robot è in uno dei miei libri, nel mio ultimo libro, e io insegno tramite dei giocattoli a costruire e a programmare dei robot in grado di camminare e interagire. Questo è un robot, volendo, abbastanza pericoloso. È abbastanza pericoloso. Aio.
Ah, morte, ah, no, va bene. A prova di bambino, ci mancherebbe. Però, ecco, bimbo, certo. Si lascia però. Ecco. Però cammina, sì. Morde, si gira. Esatto. Ed è telecomandabile, ovviamente. Sì, ma il fatto che sia telecomandabile è la minor parte, diciamo. Beh, il bello di tutto ciò è che sono macchine in giro per casa autonome. Da solo. Insomma. Abbiamo il robot, ecco, sta filmando. Vedo che il robot ha terminato un ritratto che è impressionante, perché non so, è un altro mostro questo. No, no. Ha fatto sì. Lui, guarda, prego. Non so. Beh, però devo dire. Mi sono autofirmato. Ma guarda, complimenti. Ma complimenti veramente, Daniele. Grazie, perché, grazie. Daniele, perché c'è molta tecnologia, molta inventiva, ma anche molta creatività. Qui l'idea è che io, applicando, usando queste macchine, posso insegnare ai miei studenti. Io insegno, ecco, di lavoro semplicisticamente posso dire che insegno. Insegno al Liti a Grosseto, nella mia città. Mm-hmm. E un giorno i miei studenti forse capiranno che ci si può divertire parecchio, anche certo, studiando le mie materie. Può, che... ma no, si può imparare divertendo e sono applicazioni che invogliano anche a sviluppare le conoscenze tecniche, scientifiche, quindi un'ottima cosa. Ti faccio i complimenti, Daniele. Grazie. Adesso, poi dopo ci rivediamo, sono ci salutiamo. Sono qua. Ti consiglio di scansarti, mi però scanserò. Perché sta per arrivare un mostro vero nella nostra piazza. Allora, Daniele, vieni! Anche te con il tuo. Il mio, Mario. Ecco, se fateli conoscere, sì, vedo che fratello piano. Ecco, sì. Chissà cosa ne verrà questo fuori. È più pericoloso del mio. No. Buono. Cosa nascerà? Beh, straordinari tutti. Le invenzioni meccaniche di Daniele Benedettelli, molto belle. Il baby dinosauro sconcertante, bellissimo, di Stefano Bono. Allora, io vi ricordo come sempre il nostro indirizzo, email, i fatti vostri, @rai.it, perché a quell'indirizzo potrete scrivere se volete per mettervi in contatto con gli inventori. Poi volevo dire che i dinosauri. Potrete vederlo. Dov'è? Potrete vederlo dal vivo in parco nazionale più grande d'Italia, però vabbè, non siete qua in giro, potrete vedere. Qualche carnevale, poi non parte. Sarà sicuramente meraviglioso per i bambini avere questa possibilità. Parco, come gioco. Saranno interessantissime le invenzioni. Seguitemi su Twitter. Ecco, si fa prima. Su Twitter noi andiamo avanti. Madabolla vi saluta. Grazie, grazie Stefano, grazie Daniele.